In questo tutorial andremo a vedere come installare ed utilizzare MongoDB tramite Docker. Per prima cosa andiamo a creare il nostro container, quindi Docker run spazio --name, lo chiamiamo test-MongoDB, poi andiamo a creare un volume in modo da non perdere i dati in caso di distruzione del container. Nel mio caso lo metto nella cartella DB, nella cartella temporanea, ma voi potete metterlo dove volete. Io lo metto nella cartella temporanea semplicemente perché questa è una demo che poi non utilizzerò in futuro. Quindi tmp che test mongo db slash datadir, poi due punti, e nei due punti invece mettiamo il percorso interno al container, quindi data slash db. Ora andiamo ad aprire una porta, la 8081, che è parallela all'8081 dentro il Docker, meno d, e poi richiamiamo l'immagine di Mongo. Volendo potete mettere due punti alla versione di Mongo che volete, nel mio caso scelgo solo Mongo che dovrebbe quindi scaricarmi l'ultima versione. Invio. Io avevo già scaricato l'immagine, quindi ho fatto la svelta. Nel caso fosse la vostra prima volta dovrete aspettare qualche minuto per permettere il download dell'immagine. Ora facciamo Docker PS e il nostro container sta girando. Ora che il nostro container sta funzionando, proviamo ad entrarci e a creare appunto un database e inserire dei dati. Quindi docker exec-it, nome del container, quindi test-mongodb, scusate, Docker exec-it test-mongodb e poi bash. Ok, siamo dentro. Ora non ci resta che lanciare Mongo, la console di MongoDB, quindi basta scrivere Mongo e come vedete siamo dentro. Ora creiamo un database, lo chiamiamo demo. Per farlo basta scrivere user demo nella console, che se avete già un database esistente vi permette di utilizzarlo, se non l'avete ancora creato ve lo crea in automatico. Ora se facciamo show dbs dovremo vedere i database presenti, e come vedete escono i database presenti ma non esce il database demo che abbiamo appena creato. Questo perché sarà visualizzabile solo una volta che abbiamo inserito almeno un primo dato. Quindi proviamo a inserire appunto il primo dato. Quindi facciamo db meno agenda. Con agenda quindi andiamo a creare il nome della nostra tabella, che in realtà in MongoDB si chiama collection. Agenda.insert aperta tonda, aperta graffa, creiamo un campo chiamato nome, inseriamo un nome, Giuseppe, virgola, creiamo un campo chiamato cognome, due punti, inseriamo il cognome, Garibaldi, punto e virgola. Chiudiamo la graffa, chiudiamo la tonda, lanciamo e dovremmo aver inserito il nostro primo dato. Quindi se facciamo show dbs dovrebbe apparirci la tabella demo. E infatti è così. E proviamo a inserire un secondo dato e poi proviamo a vedere se sono stati archiviati. Nome Napoleone, cognome Bonaparte, invio, ok.
Ora andiamo a vedere se i dati sono stati salvati, quindi scriviamo sì. Quindi scriviamo db.agenda.find aperta tonda, chiusa tonda e dovrebbe mostrarci i dati che abbiamo salvato, come vedete, Giuseppe cognome Garibaldi, Napoleone Bonaparte. Ovviamente poi ci sono altri metodi per inserire, creare collection. Per inserire dati, per fare query sui dati, eccetera, ma queste cose le vedremo magari nei prossimi tutorial specifici su MongoDB. Questa era solamente un'introduzione, anche perché io stesso non conosco molto bene MongoDB, però voglio impararlo e poi magari mostrarvi qualcosa, in quanto è comunque ormai un database fondamentale se si vuole lavorare. Appunto, soprattutto in ambito di microservizi, eccetera, o con framework quali Node.js. Niente, per adesso è tutto. Se volete mettete un mi piace o seguitemi su questa pagina.